Ingegnere, prende piede il progetto di un emporio solidale per i più poveri. Come stanno procedendo i lavori? Sono lavori abbastanza complessi, stiamo provvedendo alla demolizione di alcune scale, la creazione delle aperture necessarie per l'areazione e per l'illuminazione e tutto quello che serve per quanto riguarda i servizi igienici sia per il pubblico sia per gli addetti ai lavori. Prende piede il progetto di un emporio solidale, quali sono le finalità? Le finalità sono le stesse di quelle per cui la comunità Mannel è nata 30 anni fa. Eravamo un gruppo di persone in ricerca, che guardavamo il mondo e lo vedevamo con tante ingiustizie che non ci sembrava sopportabile. Abbiamo sempre bisogno di coinvolgere tutti gli uomini di buona volontà per fare un mondo un po' più umano, un po' più civile, un po' più solidale. E oggi ripartire dalle povertà anche gravi, per cui viene gente che cerca non soltanto una parolina, una pacca sulla spalla, ma ha bisogno di mangiare, ha bisogno di vestirsi, ha bisogno di pagare le bollette e non ha la casa e non ha il lavoro. Sono grandi problemi, coinvolgono tante famiglie. Come funzionerà l'emporio solidale una volta costruito? Questa domanda è meglio girarla al nostro Totino, che è il volontario che ha avuto l'idea e che la sta portando avanti insieme a tutta la sua famiglia e alla comunità che gli va appresso. Metteremo insieme tutte le forze sociali esistenti sul territorio, Caritas, Comune, Provincia, quindi servizi sociali, quindi le parrocchie diocesane, e un programma che ci consentirà di poter monitorare proprio questi beni che saranno destinati all'emporio, per fare in modo che non ci siano innanzitutto sovrapposizioni di persone che magari hanno di più e persone che non hanno assolutamente nulla. Quindi saranno monitorate attraverso una card e con questa card quindi poi potranno venire tranquillamente presso l'emporio e decidere loro di quello che c'è, che cosa mangiare. E uscendo un po' fuori anche dalla vecchia logica, insomma, del sacchettino da prendere così presso la parrocchia nascostamente da portare sotto al cappotto.